Ciao ragazzi, in questo video proviamo il filamento legno della Sunlu che mi è stato mandato da Gerbest. Oltre a quel filamento mi è stato mandato uno di Ips, un cambia colore e un altro pla che è della Tronxy, però questa volta. Visto come si era comportato bene quello di esempio che c'era nel kit della X5S, ho voluto provare una bobina di Tronxy. In descrizione trovate i link ai vari filamenti. Iniziamo col dire che questo è il mio primo filamento legno, per cui non ho un metro di paragone. Vi posso dire che è molto piacevole al tatto. Infatti penso che sia un buon filamento per fare oggettistica. Io suggerirei di farlo anche in altri colori, non solo questo colore legno, perché è proprio la sensazione tattile la cosa che ho apprezzato di più di questo filamento. Ovviamente questo è dovuto alla presenza del legno. Ovviamente, come ogni filamento che contiene delle polveri aggiuntive, bisogna stamparlo a una velocità leggermente inferiore ed ad una temperatura leggermente superiore. Io ho trovato un'ottima qualità di stampa a una velocità di 45 mm al secondo ed una temperatura di 220 gradi per un layer di 0,2 mm. Inoltre, alla normale configurazione che uso per il PLA, ho aggiunto 2 mm alla retraction. Questo perché? Perché questo filamento, quando si scalda, il legno tende ad espandersi e quindi ha un effetto un po' schiumoso, non so come dirlo. Questa caratteristica qua richiede che il PLA sia ben sciolto per essere ben distribuito e vi crea un piccolo problema all'inizio della stampa, nel senso che quando inizia a scaldarsi, da quando inizia a scaldarsi l'estrusore a quando inizia la stampa, facilmente tutto il vostro estrusore si è svuotato della plastica per questo effetto di espansione. Quindi avete sostanzialmente due soluzioni: o in cura aumentate la linea dello skirmish iniziale in maniera che l'estrusore si ricarichi di filamento, oppure come faccio io, poco prima che inizi la stampa, quando praticamente sta facendo l'ohm, mi metto qua e glielo spingo a mano. Tendenzialmente gli spingo dentro un centimetro e mezzo. Fatto questo, poi la stampa non ha particolari problemi. Ora, a seguire con una musichetta, vi mostro nel dettaglio le varie stampe e la configurazione che ho usato. Tra queste troverete anche questa prima stampa che ho fatto a 50 micron di questo mini Baby Groot.
considerate il materiale usato e il fatto che l'ugello è a 0,4 mm e le dimensioni della stampa. Bene, direi che è tutto. Buona visione, al prossimo video. Ciao!